Buonasera a tutti, edizione straordinaria del telegiornale delle 19.30 di Speciale News per darvi conto delle notizie che stanno arrivando dal Canada, come avete già avuto modo di ascoltare circa mezz'ora fa nell'edizione principale del nostro telegiornale. Il Parlamento canadese è al centro di un attacco terroristico in grande stile. Tre sono le sparatorie che si sono verificate, la prima davanti al National War Memorial, la seconda al Rideau Centre e la terza al Parlamento, tutti edifici che fanno parte del complesso governativo canadese. Al momento si indaga sull'ipotesi che possa trattarsi dell'azione di un comando. Tra l'altro, una ventina di colpi di arma da fuoco sono stati sparati dentro il Parlamento, dove era in corso una riunione politica di alto livello. A sparare sarebbe stato almeno un uomo con un fucile e sarebbe stato ucciso. Ma voci e qualche conferma arrivata poco fa sembrerebbe che i morti non siano uno, ma esattamente tre, tra cui anche un soldato canadese. L'area del Parlamento è stata completamente isolata e circondata dalle forze dell'ordine, mentre alcune immagini che sono state postate sui social media mostrano i soccorsi al soldato di cui non si conoscono al momento le condizioni di salute. Tra l'altro, l'ambasciata americana ad Ottawa è stata isolata per ragioni precauzionali. Il Comitato di Difesa Aerospaziale del Nord America ha aumentato il numero dei suoi aerei in stato di allerta. Le persone armate coinvolte negli spari esplosi dentro e fuori dal Parlamento canadese sono due o tre. Sui tetti sono appostati i cerchini e gli agenti stanno controllando porta a porta tutte le abitazioni della zona. Questa è la situazione al momento. Ricordiamo che sono state ben tre le sparatorie, non una come si era ipotizzato in un primo momento. Allora, la prima davanti al National War Memorial, la seconda al Rideau Centre e la terza al Parlamento. Naturalmente torneremo ad aggiornarvi nel corso della serata con ulteriori informazioni ed anche con edizioni straordinarie, prima di arrivare all'ultima edizione di oggi con la notte intorno alle 22. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.